Follettina Creation ha risposto a Chiara D'Alessandro. Io ringrazio Chiara per avermi difeso, ma non c'era nulla da cui difendermi. No, non ti difenderò mai più. Sono volate parole shock. Spero un giorno di essere ricontattata. Hai colto subito al balzo l'occasione per appunto implorare di essere ripresa in programma. Non seguo Chiara D'Alessandro perché mi sono imposta di non seguire più gente che fa dissing. Chiara ha tolto dagli amici di Facebook Follettina. Ovviamente gli ho tolto l'amicizia su Facebook. Ma facciamocela una sana risata. Tutto ciò lo trovo veramente imbarazzante. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TGTube, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di YouTube. Follettina Creation ha risposto a Chiara D'Alessandro. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di YouTube. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Hai ricorda? Sì, proprio tu che stai guardando questo video. Cos'è che ti devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Nuovo TGTube, ragazzi, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Sì, avete letto benissimo il titolo di questo video e no, non siamo nel 2020 e neanche nel 2019, anni in cui Follettina Creation dominava la scena di YouTube Italia. No, ragazzi, siamo nel 2022 e sappiate che c'è stato un dissing senza precedenti tra Chiara D'Alessandro e Follettina Creation. Oh mio Dio, sono super emotionated! Oggi infatti torniamo a parlare del dramma di Chiara D'Alessandro, che si è letteralmente sfogata contro avanti un altro, Paolo Bonolis, e in particolar modo contro Sonia Bruganelli. Questo perché? Beh, perché sono successe talmente tante cose che io ho fatto un video, esattamente la puntata 29 di TGTube. Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui nella informazioni. Comunque, giusto per darvi un'infarinatura generale, ha davanti un altro è stata fatta una domanda su Chiara D'Alessandro, lei se l'è un po' presa perché è stata paragonata a Follettina Creation, insomma, secondo lei è stata derisa. Oggi siamo appunto qui perché finalmente in questo dramma senza precedenti la stessa Follettina Creation ha deciso di rispondere, lo ha fatto proprio sui social pubblicando delle cose che non ve lo sto manco a dire che è successo. Ma andiamo con ordine, tutto infatti parte nel momento in cui la stessa Chiara D'Alessandro decide di esporsi sui social e lo fa difendendo la sua amica storica e quindi Follettina, dicendo che insomma non si meritava di essere derisa in TV. Questo perché è stato detto, sì, insomma, Chiara D'Alessandro è una youtuber tipo Follettina, e da qua insomma tra risate e quant'altro, ma sembra come se si sia detto chissà che cosa, anche se in realtà poi quello che ha fatto arrabbiare Chiara D'Alessandro è tutt'altro, delle frasi dette sul suo fisico, insomma tante tante altre cose che ho già spiegato nel video precedente. Ma oggi siamo qui proprio per riportare quella che è stata invece la risposta social di Follettina Creation, che di fronte a Chiara D'Alessandro, che ha preso le sue difese dicendo no, non bisogna deridere Follettina Creation, che oltretutto ha lavorato lì a davanti un altro, bene, di fronte a questa difesa spada tratta e soprattutto alla mia voce che se ne sta andando, Follettina Creation ha deciso di fare un minimo di chiarezza. Per prima cosa infatti la nostra Folli torna più forte di prima su Instagram e lo fa pubblicando alcune stories nelle quali risponde per filo e per segno ad alcune domande che tutti quanti noi ci facciamo, e cioè: che tipo di rapporto ha con Chiara D'Alessandro? Cosa pensa invece di Paolo Bonolis e di Avanti un altro? Per rispondere a tutte queste domande sentiamo quello che ha detto. Guardate. Follettini e follettini, allora innanzitutto sto sentendo in giro quello che sta succedendo tra Chiara D'Alessandro
Sonia Brughi, la Cremaschina, insomma Bonolis. Io ringrazio Chiara per avermi difeso, ma non c'era nulla da cui difendermi. E Bonolis non ha detto nulla di male, non ha lasciato intendere niente, perché mi è stato riferito da più persone. Quindi io continuerò ad adorare Bonolis, Sonia, la Cremaschina. Mi hanno sempre trattato tutti degnamente e benissimo, e mi hanno fatto vivere un'esperienza meravigliosa che consiglio a tutti vivamente di provare almeno una volta nella vita. Anzi, spero un giorno di essere ricontattata, perché mi piacerebbe da morire. Quindi non seguo Chiara D'Alessandro, ma non per qualcosa contro di te, Chiara, te lo dico, ma perché mi sono imposta questa volta di non seguire più gente che fa dissing. Voglio starmene tranquilla, sto lavorando nella mia vita reale, anche se solo uno stage di pulizia. Ecco, e qua bisogna dirlo, dopo tanti sproloqui e tante congetture fatte qua sui social, la verità è solo e soltanto una: Follettina Creation non si è sentita derisa, non si è sentita neanche presa in giro davanti un altro, tantomeno da Paolo Bonolis, che insomma lei ama follemente. Ma a catturare la nostra attenzione in queste stories in realtà è stata un'altra frase. Una frase che costa molto cara, Follettina. Adesso capirete anche perché. Ad un certo punto lei dice: io non seguo Chiara D'Alessandro perché non voglio entrare in questi meccanismi di dissing, non voglio seguire persone che fanno dissing. Lei vuole stare tranquilla, senza problemi, senza litigi social, e quindi ha deciso di smettere di seguire Chiara D'Alessandro. Non la seguiva adesso, e forse avrà smesso di seguirla quando aveva aperto il suo profilo Instagram nuovo. Bene, detto questo e fatta questa precisazione, sappiate che più in là nel video, poi lo vedremo, Chiara D'Alessandro ha assolutamente risposto a quello che ha detto Follettina. Ma non è finita qui, perché abbiamo sentito sempre Follettina dire: grazie Chiara, ma non serviva la tua difesa nei miei confronti. Ti ringrazio, ma no, io non sto dalla tua parte, sto dalla parte invece di Avanti un altro e di Paolo Bonolis. E proprio per quanto riguarda Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, la Cremaschina, in generale tutta la famiglia di Avanti un altro, Follettina ha speso solo e soltanto belle parole. Guardate. Io quello che stavo per dire, perché non so fino a dove si è sentito, non ho capito, mi si è stoppata all'improvviso. Allora, io dicevo che adoro Paolo, adoro Sonia, adoro la Cremaschina, tutti. Io li seguo sempre con molto piacere, mi è piaciuto lavorare lì, mi sono divertita, e quindi non sputo assolutamente sul piatto dove ho mangiato, perché ripeto, mi sono trovata da Dio, non ho nulla da dire contro di loro, anzi ho da dire solo a loro favore, perché mi hanno fatto solo del bene, mi hanno fatto conoscere ancora di più alla gente, e anzi io devo ringraziarli che loro continuano a parlare di me, perché facendo così mi danno un po' di visibilità in più che non guasta. Quindi grazie, grazie veramente di cuore, vi ringrazio, e non date peso alle parole di chiunque sia, perché non c'entra niente con me, e quindi vi mando un grosso bacione. E volevo anche dire, Follettini e Follettine, che io sono serena, tranquilla. Ho un piccolo lavoretto nella mia vita reale, ho un nuovo canale YouTube che si chiama Piccola Follettina, di cui sono fiera e orgogliosa, perché mi sto divertendo un cazzo a fare video, e ho il mio nuovo TikTok, Piccola Follettina 80, che sta andando alla grandissima, e ringrazio tutti per questo. Quindi non mi interessa fare dissing contro nessuno, voglio starmene tranquilla, e non ho nulla contro né Bonolis, né Sonia, né la Cremaschina, anzi né con tutti quelli che lavorano lì, perché ripeto, li adoro, seguo sempre Bonolis, lo seguo anzi da quando ero bambina Bonolis, figuratevi, che faceva bim bum bam, la famosa caciotta fetecchia, ma chi se la ricorda? Quelli che hanno la mia età, raga, sicuramente se la ricorderanno, la famosa caciotta fetecchia. Quante risate, ma facciamocela una sana risata quando vengono fatte delle battute o Follettini e Follettine. Ho fatto queste storie solo perché non voglio che passi il messaggio sbagliato che io sono a favore di Chiara, perché io la ringrazio, ma non è così, mi dispiace. Io sto a favore di Bonolis, di Sonia, della Cremaschina e di tutta la troupe di Avanti un altro, perché sono meravigliosi. Io mi sono divertita, che vedevo, di mi piaceva troppo, raga,
Quando uno si diverte, non mi sono mai divertita così tanto, ho fatto un'esperienza meravigliosa e quindi, che dire, li ringrazio ancora e spero un giorno di essere ricontattata. Insomma ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, Follettina lì davanti un altro si è trovata super bene, le hanno fatto vivere un'esperienza indimenticabile e allo stesso tempo sono stati molto molto gentili con lei. Beh, anche perché ragazzi, ad un certo punto del programma Follettina era forse la punta di diamante del piccolo mondo che appunto è formato da personaggi abbastanza trash lì a davanti un altro. Una cosa quindi l'abbiamo accantonata. Follettina non ha alcun tipo di, non so come dire, remore, rancore nei confronti di avanti un altro, tantomeno di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ok, ci siamo. Ma ad un certo punto succede una cosa shock. Queste stories di Instagram ovviamente sono arrivate sotto gli occhi e alle orecchie della nostra Chiara D'Alessandro, che se inizialmente aveva difeso a spada tratta Follettina Creation ed ovviamente anche la sua persona, ad un certo punto, vedendo queste stories, fa un passo indietro. Non vi mostro le stories in, diciamo, in toto, quindi in tutta la totalità delle stories che ha pubblicato Chiara D'Alessandro, perché lo ha fatto lei proprio su YouTube. Succede che ad un certo punto Chiara D'Alessandro pubblica delle stories, ma il nostro racconto abbastanza trash parte da una cosa che avrete visto anche nel promo di questo video. Ad un certo punto, infatti, vista la spocchia forse di Follettina, che ha detto "io non seguo Chiara D'Alessandro", la stessa Chiara D'Alessandro ha deciso di prendere una decisione inaspettata. E così, puff, Follettina Creation viene assolutamente eliminata, rimossa dagli amici di Facebook di Chiara D'Alessandro. E questo ce lo mostra proprio lei, che pubblica due screenshot che mostrano prima, che insomma era amica con Follettina Creation, in un secondo momento lei che le leva l'amicizia. E ragazzi, qua voi già lo sapete, noi stiamo volando proprio verso l'infinito e oltre, perché io era dal 2000, non lo so, 12 che non sentivo la frase "ti tolgo dagli amici di Facebook". Ecco ragazzi, nel 2021 fortunatamente Chiara D'Alessandro ci dà anche questa gioia di sentire nuovamente questa frase. Siamo anche un pochino meno vecchi nell'anima, perché è bello sentir parlare anche di Facebook nel 2022 più o meno. E quindi insomma ragazzi, questo è quello che inizialmente è successo, ma non è tutto, perché adesso devo anche, ecco, mentre faccio ginnastica, prendervi un post che ha pubblicato la stessa Chiara D'Alessandro. Infatti lei, dopo aver eliminato Follettina dai suoi amici, scrive "e puff, con un solo colpo ho preso più piccioni con una fava". Quindi insomma, ha fatto pulizia nei suoi contatti. Sapete, no, questa frase che si dice "pulizia contatti, elimino la gente su Facebook". Ha! Ma il dissing tra Chiara D'Alessandro e Follettina non finisce assolutamente qui, anzi ragazzi, siamo appena all'inizio. In queste stories infatti che pubblica Chiara D'Alessandro, diciamo che sono tanti i momenti in cui lancia qualche frecciatina a Follettina Creation. La definisce una persona molto furba, che in qualche modo, avendo pubblicato quelle stories in cui elogia il programma, in cui parla di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è come se, a detta di Chiara D'Alessandro, lei volesse, non lo so, implorare, cercare di ottenere un nuovo ruolo nel programma appunto di Bonolis, avanti un altro. Queste, diciamolo, cioè, sono comunque accuse o comunque congetture abbastanza shock, ragazzi, perché puoi essere arrabbiata con Follettina perché non ha apprezzato la tua difesa nei suoi confronti, bla bla bla, ma dire "non aspettavi altro se non quello di implorare per avere un ruolo in quella trasmissione", aiuto ragazzi. Ma adesso vi leggo appunto quello che ha scritto nelle sue stories, perché Chiara pubblica questa storia e dice "allora, come da copione, quasi scontato direi, come già mi aveva ringraziato su Facebook, folli, e aveva espresso di non sapere nulla e che lei pensava alle cose sue ed era fuori da questo mondo, ora, come per magia, vuol fare sapere che lei non mi segue perché faccio dissing. Lei non è stupida, appunto come ho sempre detto, ma molto sveglia e furba.
ha colto l'occasione per implorare di essere chiamata di nuovo a davanti un altro. Quindi questo è il messaggio molto forte che la stessa Chiara D'Alessandro manda a Follettina Creation. Ok, puoi non aver apprezzato il gesto che ho fatto io, cioè di difenderti sui social, ma c'è da dire che forse tu hai pubblicato queste stories perché vuoi finire ancora una volta davanti un altro. Sostanzialmente il succo di questo discorso è esattamente questo. Bene ragazzi, diciamo che Chiara D'Alessandro ha poi anche pubblicato altre stories, ha parlato ampiamente anche di questa diatriba che c'è stata con Sonia Bruganelli e insomma sono volate, non lo so, non so quante frecciatine, aiuto. Arrivati a questo punto volevo tirare un po' le somme, no, di questo dramma, di questo dissing tra Chiara D'Alessandro e Follettina Creation. Intanto che bello rivedere Folli super attiva qua sui social, cioè veramente un ritorno che aspettavamo tutti quanti, credo. Ma a parte questo, ho notato una certa differenza proprio nel modo di porsi sui social. Ho visto una Follettina che comunque ha ringraziato, che comunque ha detto: guarda, grazie che mi hai difesa, però non serviva perché non c'è stata alcuna derisione a livello televisivo nazionale, non so come dire, no? E quindi insomma l'ha tagliata corta, ha detto grazie ma anche no. Dall'altra parte invece Chiara D'Alessandro penso che se la sia veramente tanto presa, perché credeva di fare una cosa buona per Follettina, e vedendo che insomma ha girato un po' le spalle se l'è un po' presa. Va bene tutto, però secondo me si poteva anche evitare di far passare comunque Follettina Creation per una persona a rivista, per una persona disposta a tutto pur di andare in TV. Non lo so, qua bisogna anche un po' essere meno ipocriti, nel senso che qualora Follettina venisse richiamata, perché dovrebbe dire di no? Cioè ben venga che la chiamino ancora a davanti un altro, e credo che se dovessero chiamare Chiara D'Alessandro, magari non a davanti un altro perché ho visto che lei pubblicamente ha detto no, non ci andrei, però se dovessero richiamarla in TV, ad esempio, per parlare di questo dissing, di questi dissapori che ci sono stati, ad esempio, da Barbara D'Urso, credo che ci andrebbe molto volentieri. Quindi, insomma, famose una risata, no? Lo dice a un certo punto anche Follettina. Facciamoci una risata, ovviamente, per quello che è successo davanti un altro, perché prendersela per una domanda che è stata fatta mi sembra eccessivo. Prendersela per alcune cose che sono state dette tra Chiara D'Alessandro e Sonia Bruganelli, già posso capirlo un pochino di più. Comunque insomma ragazzi, non siamo qui per affilare i coltelli né tantomeno per buttare ulteriore benzina sul fuoco, quindi mi auguro comunque che Chiara e Follettina facciano più che altro pace o si chiariscano privatamente e che magari tornino ad essere amiche anche su Facebook. Detto questo, comunque adesso fatevi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io ragazzi veramente tutto pensavo tranne che dover parlare ancora di Follettina Creation nel 2022 qua su YouTube, ma noi amiamo vederlo, amiamo parlarne assolutamente. Il video comunque può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta! Mark! Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!